Questa mattina invece di andare in montagna siamo venuti in una collinetta a visitare un sito bellissimo che adesso vi mostrerò, che è il Castello di San Mezzano, un luogo fantastico, bellissimo. Però ho detto, perché non fare due passi a vedere se c'è qualche funghetto in questo bosco? Chissà, avanti, avanti. Eccoci arrivati al Castello di San Mezzano. Guardate un po', che spettacolo. C'è un parco incredibile, adesso vedrete, veramente molto molto bello. E adesso andremo a vedere la sequoia gemella. Ci sono delle sequoie giganti, incredibili, bellissime, esemplari unici a queste latitudini, veramente incredibili. Le troviamo in California, le sequoie così grandi. Adesso vedrete che bellezza. Ecco qua il primo delle sequoie gemelle. Vi rendete conto? Siamo in Toscana. Avete visto il castello bellissimo di San Mezzano con un parco secolare fantastico, fantastico. E adesso andremo a vedere una cosa, penso, unica, perché ripeto, qui in Toscana delle sequoie così grandi, immense, bellissime non esistono, solo in questo parco, che vale la pena di visitare, eh? Venite, venite, vale proprio la pena di visitare. Come vedete è un sentiero veramente veramente gradevole, che scende giù questa collina e sopra abbiamo il castello. Wow. Immaginavo ci fossero anche i lardaioli, ragazzi, lo immaginavo. Eccolo, primo fungo buono commestibile del 2022. Magari fra un po' metto anche a cercarne se ce ne sono altri. Abbiamo visto anche il lardaiolo. Avanti, avanti. Ci stiamo avvicinando al parco delle sequoie. Eccole là, io le vedo le sequoie gemelle. Wow. Mamma mia. The bridge. Sentiero. Wow. Incredibile, guardate qua, guardate cosa c'è davanti a voi. Mamma mia. Incredibile, 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 guardate qua. Wow. Ma guardate quanto le dimensioni di queste piante sono incredibili. Guardate le dimensioni di queste sequoie, sono incredibili, incredibili veramente. È una pianta straordinaria. Porta il numero 180, suppongo ce ne siano altre 179, ma questa è una cosa straordinaria. Vedete il legno tutto piegato, e queste sono le altre, adesso ve le faccio vedere. La sequoia gemella. Incredibile. Queste sono le altre sequoie, si vedono bene dall'alto. Prima con il drone si potevano veramente ammirare tutte
sono tantissime, ma chissà come mai, suppongo siano state piantate nello stesso periodo, nella stessa epoca, però solo questa ha raggiunto queste dimensioni così straordinarie. Wow, bellissima. Se passate da queste parti dovete venire ad ammirare questa bellissima sequoia. Wow. Se poi gemella e ripartiamo verso il castello di San Mezzano e magari ci mettiamo anche a vedere di un funghetto, eh? Che ne dite? Avanti, avanti, avanti. Termina qui questa breve visita al parco e castello di San Mezzano, una cosa veramente straordinaria, bellissima. E soprattutto il castello, vabbè, Panciatichi Jiménez d'Aragona, grande Panciatichi. E poi il parco bellissimo con le sequoie, la sequoia gemella. E tutto il parco veramente intorno al castello che è straordinario, da veramente veramente molto molto bello. E come si dice sempre, avanti, ciao, alla prossima.